La Corte di Appello di Bologna ha condannato Callisto Tanzi, ex patron di Parmalat, a 17 anni e 10 mesi per bancarotta fraudolenta nell'ambito del crack avvenuto nel 2003 sotto il peso di un buco da 14 miliardi di euro, il più grande crack che l'Europa ricordi. Al momento della sentenza Tanzi non era presente in aula. Condannati tra gli altri anche l'ex direttore finanziario di Parmalat, Fausto Tonna, al 9 anni, 11 mesi e 20 giorni, e il fratello di Tanzi, Giovanni, a 10 anni e 6 mesi. L'avvocato di Callisto Tanzi, Fabio Belloni, ha annunciato che presenterà ricorso in Cassazione. Tanzi, durante un'udienza, aveva già chiesto scusa per le sofferenze causate a quelli che hanno subito i danni del crack Parmalat, tra cui moltissimi piccoli risparmiatori.